Grazie Presidente. No, io volevo semplicemente sottolineare un punto che della delibera è poco chiaro, e cioè il punto numero 4, quello di prevedere all'interno di nuovi appalti di Roma Capitale sui parchi giochi per bambini dei fondi specifici. Di solito i fondi specifici si prevedono in un bilancio e non in una gara d'appalto, cioè la gara d'appalto segue quello che poi è il finanziamento che sta in bilancio. Quindi questo punto, a mio avviso, insomma, non è proprio corretto se lo dobbiamo considerare tra i punti, diciamo, diciamo, tra il deliberato. Poi volevo mettere in evidenza una cosa in particolare, come sottolineava il consigliere Diaco, che l'assessora sta lavorando su qualcosa di più strutturale, di più ampio, che prevede poi, tra l'altro, non soltanto un parco giochi specifico di nicchia, cioè, ma per tutti i bambini, cioè nel senso un parco giochi ampliato a tutti, quindi non, diciamo, la ristrutturazione di un pezzo, ma prevedere il parco giochi per tutti. Quindi è 1 milione di euro che praticamente sono stati stanziati in quest'ottica. Quindi il lavoro si sta facendo, ci sta appunto lavorando l'assessora, e questa delibera è abbastanza, diciamo, parziale, riduttiva rispetto al lavoro più strutturato che sta facendo l'assessora. Ora avevamo chiesto al consigliere diciamo, di ritirare la delibera e di ragionare insieme, fare un lavoro di congiunto in commissione dove veniva fatta una delibera di tutti, maggioranza e opposizione, proprio sul tema, proprio perché è sentito sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché questo, come al solito, non deve essere un argomento, diciamo, politico, ma un argomento di tutti, però a quanto pare non siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo, cioè c'è stata forse qualche fretta del caso. Quindi, cioè, che dire, se hanno la volontà di fare una delibera con tutti noi, noi siamo d'accordissimo a farla, e dopo ascolteremo anche la Chiaro, nostra consigliere. assessora in merito. Grazie. A lei è iscritta a parlare la